Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. È appena volato un piccione sopra al palazzo Nikita, che però non l'ha visto per fortuna. Allora ragazzi, buongiorno e buon sabato. Voi vedrete questo video chiaramente durante la settimana, però appunto buon sabato. Comunque io sono in camera da letto, che devo praticamente fare ancora tutto in casa. Sono le 10, mi sono svegliata con comodo alle 9:10 più o meno, perché ho sentito Giovanni che praticamente andava al lavoro, si preparava per andare al lavoro, quindi appunto io mi sono svegliata con calma, ho fatto la mia colazione tranquilla, adesso sto messaggiando un po' con mia mamma e con la Marti, che per me è sempre fantastico messaggiare con lei, mandarci gli audio, perché ci mandiamo degli audio lunghissimi, perché abbiamo sempre tantissimo, tantissimo di cui parlare. E quindi insomma i risvegli poi con i suoi audio sono sempre bellissimi. Allora, dunque, oggi giornata abbastanza piena, perché stamattina devo fare un pochino di mestieri, devo passare l'aspirapolvere, le lenzuole le ho già tolte, devo soltanto metterle, adesso sto facendo prendere un po' aria a materasso, quindi adesso vado a prendere l'aspirapolvere, aspiro un pochino il materasso, poi lo faccio, aspiro un po' i pavimenti perché lavarli non ce la faccio stamattina, non ho proprio neanche voglia, e poi appunto devo cambiare la lettiera del bagno di Giovanni, perché appunto adesso le teniamo nei bagni. Oggi fa nuvolo, per fortuna si sta benissimo, c'è proprio un bel freschino e non vedevo l'ora che arrivasse questo tempo, e quindi insomma devo fare queste tre cose qua principalmente stamattina. Poi Giovanni in realtà oggi sarebbe dovuto andare al lavoro, praticamente ho fatto anche partire una lavatrice, scusate, ho guardato, c'era una zanzarona gigante che svolazzava tranquillamente in bagno. Comunque lì c'è Alaska, mamma mia che bonzetta che c'è qua, mamma mia quante ciccette, guarda quante ciccette che ci sono qua, guardate quante cicce che c'ha questa bambina, guardate le manine. Penso che anche voi facciate così con i vostri animaletti, i vostri bimbi pelosi, vero amore mio? Ieri sera abbiamo fatto tante coccole prima di andare a dormire, perché lei prima di andare a dormire parte con le coccole, vuole le coccole come se fosse una bambina, ragazzi, veramente
diventa tenerissima. Di giorno invece si fa tutti i suoi cavoli, invece di sera le viene la mammite, è venuta anche sul lettone con me, dalla mia parte, amore mio, mia bambina bellissima. E quindi vi dicevo che appunto oggi sarà una giornata un po' piena, perché allora io sono alle 10:15, per la mezza devo uscire di casa, perché anzi sì, un pochino prima, perché devo andare a Voghera a fare le unghie, quindi devo andare giù dai miei, che devo fare le unghie, che appunto sono anche un po', no, non sono rovinate, però la punta del beige è diventata leggermente più scura, non so come mai, si vede che ho fatto un po' di cose in ufficio, anche di scatoloni, ho svuotato un po', ho messo a posto, perché insomma la prima settimana nella sede nuova ed è stata abbastanza pesante, devo dire. E quindi appunto devo rifarle. Poi oggi pomeriggio vado a vedere le tende con mia mamma del Leroy Merlin, quelle per i bagni, perché le facciamo a vetro per i bagni. E stasera poi devo tornare abbastanza, cioè diciamo un orario abbastanza decente, a casa prima di cena, perché poi appunto ci dobbiamo preparare, mi devo preparare che stasera usciamo a cena con dei nostri amici, con due coppie di nostri amici, quindi appunto una giornata un po' piena. E Giovanni per fortuna lavora solo stamattina, sarebbe appunto dovuto andare a lavoro da mezzogiorno alle 6, invece per fortuna ha fatto il turno del mattino, quindi è partito alle 9:30, alle 9 da casa, e per 1:30-2 dovrebbe essere qui, quindi per fortuna non lavora oggi pomeriggio. E nulla, quindi io adesso vado subito a mettermi al lavoro, altrimenti non faccio più niente, e quindi ci vediamo fra poco. Cosa fa qua nella sua stanzetta, nella stanzetta dei giochi? Cosa fa qua il mio amore bellissimo? Il mio amore bellissimo! Questo tiragraffi adesso comincia a sentire il tuo peso, vero? Faccia fai, Alaska? La faccia di una che finalmente ha sua mamma che la calcola e la bacia. L'unico momento della giornata in cui tua mamma ti degna di uno sguardo. E tu cosa fai con quella bocca lì? Cosa fai con quella bocca lì? Madonna, mosciate le mie bambine, voi, le mie bambine bellissime. Guarda che tutta lavata qua. Voi siete le mie bambine. Oh, lasciamole. Allora lavaggio.
estate, io ho anche cambiato le lenzuola, si sta benissimo, perché poi tra l'altro quando si cambiano c'è sempre una sensazione troppo bella, di pulito, di morbidezza, perché poi tra l'altro queste qua di Ikea sono veramente molto molto morbide, mi piacciono molto, e tra l'altro ho le mani che sanno di bucato perché ho appena steso di là in cameretta, perché purtroppo non posso stendere fuori perché sta venendo, mi sa, la pioggia comincia a tuonare un pochino, non so se sentite, ma sta iniziando a tuonare, infatti è praticamente tutto buio, cioè la casa è buissima adesso che è venuto tutto nuvolo, proprio nero, quasi il cielo, però si sta troppo bene, sono felicissima di stare in casa un pochino con questo tempo. E allora volevo farvi vedere che abbiamo attaccato le tende anche qua in camera da letto, e appunto sono uguali a quelle della sala, ma la bacchetta è diversa. La bacchetta l'abbiamo presa in legno scuro come l'infisso, perché così veniva ripreso e tra virgolette si confondeva un po', e soprattutto qua in camera noi abbiamo una specie di gradino in questo angolo qua, che adesso vi faccio vedere, e effettivamente non sapevamo come fissare la bacchetta. Vedete che c'è questo dislivello, è circa 5 cm questo gradino, no? E quindi noi non sapevamo come fissare la bacchetta. A mia mamma è venuta l'idea di prendere, dato che... Ok. No, ragazze, tutto bene, non vi preoccupate. Si sono spaventate. No, vabbè, tutte e due sveglie, stavano dormendo, ma amori. E a mia mamma è venuta la fantastica idea di prendere il gancio, cioè non il gancio, questo pezzo qui in alto, il portabacchetta, diciamo, uno di un'altezza e uno di un'altra. E effettivamente erano proprio perfetti 5 cm di differenza. E quindi la bacchetta è venuta dritta, perfetta. Adesso ve le faccio vedere da distante, così capite meglio com'è l'effetto finale, ma penso che insomma si capisca. Sono tende molto semplici, però secondo me sono molto eleganti, poi aperte così io le amo, cioè mi piacciono troppo. Eccoci, io sto andando a fare le unghie con questo bellissimo tempo che sto amando, perché si sta benissimo e siamo al castello, perché vi avevo già fatto vedere quest'estate qualche tempo fa, qualche settimana fa in un altro vlog. Ma secondo me oggi lì già si vede che è un pochino più aperto, quindi magari oggi pomeriggio secondo me ritorna sereno, però io sinceramente sto bene anche così e penso che farò le unghie bianche, perché andando al mare poi i prossimi giorni con la bronzatura secondo me il bianco sta benissimo, e quindi dato che non le ho ancora fatte le faccio bianche. Sono ritornata a casa, sono le 8:10, adesso mi devo iniziare a preparare perché è già tardi, hanno prenotato per le 9 in questo posto, in questa pizzeria, adesso non so esattamente che posto sia, e sì, ho il top appeso allo specchio perché sta prendendo un po' aria prima di metterlo via. E volevo farvi vedere anche gli acquisti che ho fatto, e tra l'altro
ho regalato anche una camicia a Giovanni, perché l'ho vista da Zara e mi è piaciuta, secondo me gli stava molto bene, infatti è così, cioè effettivamente è carina. È una camicia di jeans nera, un pochino più pesante, quindi adesso non va bene per l'estate, ma sicuramente per l'inverno va bene. E ho preso anche due cose per me che non ho potuto lasciare giù perché mi piacevano molto, e adesso ve le faccio vedere. Allora, la prima è questa, mi sono innamorata di questa maglietta, è una maglietta, diciamo, che va bene in qualsiasi stagione, diciamo non con 40 gradi logicamente, ed è appunto così un pochino trasparente, ha poi in fondo questi questo effetto un pochino pizzo a pois, con le maniche larghe alla fine a tre quarti, con questi volant sopra, e mi piace tantissimo proprio perché rimane un pochino trasparente e un pochino scollata, quindi per la sera secondo me è molto carina. Adesso poi ve la farò vedere perché la indosso già stasera. E poi questa t-shirt sempre di Zara, che mi piace perché appunto questo disegno, questo proprio schizzo quasi di questa signora, di questa ragazza con questa pelliccia e queste scarpine, non lo so, mi piaceva moltissimo, la trovo molto raffinata, poi con sotto dei jeans stretti e una giacca nera sopra, secondo me top. Ecco ragazzi, mi sono preparata, a parte il mio brufolo, ho messo appunto la maglia, che è questa qua, e vedete un pochino trasparente, ma comunque insomma senza esagerare, questo filo odioso che devo sempre staccare che non lo ricordo mai. Vedete le maniche come sono carine, e poi vabbè giù è, tra l'altro devo lavare lo specchio, non so perché lì è sporco, e anche qua comunque è fatta così, ha questo questo effetto un pochino svolazzante, e appunto qua rimane un pochino più chiusa. Poi ho messo dei semplicissimi jeans con le décolleté e adesso andiamo a cena. Dov'è la macchina? Oh mamma, aiuto ragazzi, con questi tacchi io non ce la posso fare a camminare, cioè a me fanno già male i piedi, io non so, non sono a posto, cioè mi fa malissimo, perché io queste qua senza platù, oh, mamma mia, mi fa malissimo, l'ho tolta perché ho già malissimo al piede. Mio amore. Buongiorno ragazzi, allora oggi è domenica, quindi il giorno successivo al vlog di ieri. Io sono casa che devo praticamente iniziare le pulizie insieme a Giovanni, perché anche lui stamattina farà la sua parte, perché lui farà i pavimenti, quindi aspira e lava, io farò i due bagni e poi stenderò la roba che abbiamo messo in lavatrice. Sono le 10:30, penso quasi 11, ci siamo svegliati tardissimo, cioè tardissimo no, ci siamo svegliati sì alle 10, ma siamo andati a letto alle 3 più o meno, perché ieri sera poi abbiamo fatto tardi, perché oltre alla pizza poi siamo andati a bere qualcosa in un locale e quindi abbiamo fatto tardi. Poi siamo arrivati a casa tra l'altro alle 2, abbiamo fatto appunto un attimo svagare le gatte perché logicamente loro erano in casa dalla sera, sì? E quindi siamo arrivati appunto un po' tardi, e poi alla fine, no vabbè, oh, ciao uomini, ciao, aspettate la pappa del papà, fanno finta di niente perché logicamente quando prendo in mano il cellulare fanno finta di niente, come Kobe con Marty, che a cui mando un bacione a entrambi. E quindi vi dicevo che appunto siamo tornati tardi, abbiamo guardato un po' il cellulare, ma soprattutto, cioè, alle 3 di notte ci siamo messi a fare Amazon Prime, perché praticamente avevo già questa voglia di provare a utilizzare anche Amazon Prime, perché effettivamente costa così poco che lui più che altro l'ha voluto fare, anche perché così poi lui può ascoltare Prime Music, mi sembra che c'ha un pochino più di, diciamo, di libreria musicale disponibile,
chiaramente poi per Amazon, che lui comunque acquista ogni tanto, sicuramente è conveniente per la spedizione nei tempi veloci e per altri vantaggi che dovremo ancora andare a leggere. Comunque ho anche Amazon Prime, sono troppo felice perché io è da non so quanto che voglio rivedere Desperate Housewives e logicamente su Netflix non c'è e su Amazon Prime invece c'è, quindi mi gusterò quest'autunno tutte le stagioni, non so adesso quante sono, 7-8 non mi ricordo, comunque rientra in quelle categorie di serie maratona, quindi dovrò armarmi di coperte, gelato, cioccolata calda e andare avanti penso tutto autunno e tutto l'inverno a guardarla, perché poi io non sono... Adesso non so adesso quante ne guarderò, magari la finisco in 2 mesi, però non so, perché poi ogni tanto io ci infilo dentro il film che voglio guardare su Netflix piuttosto che appunto su qua, su Amazon Prime. Poi ogni tanto magari mi capita di voler vedere la serie un pochino più particolare, un pochino più thriller, eccetera, quindi magari non guarderò poi sempre solo quella, ma magari ogni tanto farò delle pause con altre e soprattutto pause con YouTube per editare i video, eccetera, quindi non so se riuscirò a finirla in tempi brevi. E poi un'altra che volevo vedere da sempre, che non ho mai visto, ragazzi, cioè rendiamoci conto, è Grey's Anatomy non l'ho mai vista, avrò visto tipo magari una puntatina così ogni tanto, ma neanche, e voglio assolutamente vederla, cioè fantastica. E poi ho visto che c'è Dottor House, ce ne sono un casino di quelle proprio storiche infinite, tipo andavano avanti per anni e anni, e voglio vederle, insomma, voglio provare a vederle, adesso che abbiamo anche Amazon Prime, e basta. Giovanni entra pure, non vuole farsi filmare, e quindi nulla, adesso noi iniziamo le pulizie perché sono già le 11 e ci rivediamo dopo. Anche un pochino tutto il terrazzo, tra l'altro c'è un vento molto forte, ho buttato un po' delle piante morte che c'era il bonsai di Giovanni che purtroppo non si è più ripreso, i gerani e altre piantine, anche qua ho fatto un po' di pulizia, queste da buttare, queste sono tutte quelle che sono da buttare, ho vuotato tutti i vasi, li ho messi tutti in ordine. E questa qua tra l'altro l'ho messa in questo vaso, era in questo, ma essendo più una pianta alta ho deciso di metterla qua, che secondo me è meglio, fa un pochino più di scena ed è più alta, anche per le gatte è anche una sicurezza. Ho pulito tutto anche qua dentro, qua vabbè niente, poi ho dato da bere alle piante. C'è una giornata stupenda oggi, proprio un venticello molto molto fresco. Eccomi ragazzi, allora io sono, abbiamo finito di mangiare da pochissimo, io tra l'altro sono con i capelli in queste condizioni perché mi devo fare la piega, la piastra, adesso sto continuando a farla anche se ho fatto una pausa per 4 mesi, quindi si sono proprio belli rigenerati, però li ho dovuti spuntare e adesso voglio proprio tenerli ancora in ordine perché comunque non piastrandoli
sento proprio il capello in disordine, cioè, a parte il primo giorno che sono super puliti, poi gli altri, boh, non li pettino neanche tanto perché altrimenti mi va via il mosso, quindi non lo so, non mi piace, quindi devo assolutamente sempre fare la piega. Io sono qua con la mia postazione già pronta perché adesso vi dicevo che vi saluto perché appunto sposterò tutti i video sul Mac per editarli, dato che oggi è domenica, io parto martedì sera e quindi il vlog devo programmarlo per giovedì e quindi devo editarlo entro oggi per poi caricarlo al massimo domani in modo tale da partire martedì sera con il video già in programma per giovedì mattina, perché ho scelto un pochino come giornata per far uscire i video giovedì mattina. L'ultima volta non sono riuscita perché sono stata un po' presa la settimana scorsa e quindi lo faccio già da questa. E se preferite un altro giorno, io chiedo poi magari anche nelle stories a questo punto, fatemelo sapere se preferite un altro giorno, preferite un altro orario. Se avete un giorno, diciamo, la preferenza per un giorno in particolare, fatemelo sapere che io cercherò di farlo in quella giornata. Allora, vi dico che solitamente io il vlog li giro al sabato, quindi mi viene più comodo sicuramente farli per la settimana, altrimenti se li giro al sabato, se per voi va meglio nel weekend, devo aspettare e pubblicarli praticamente il weekend successivo, perché da un giorno con l'altro non ce la faccio mai. Quindi se per voi va bene io continuerei in settimana, fatemelo sapere. Io a questo punto vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video come sempre vi sia piaciuto tanto e se volete seguirmi su Instagram, io ci sono, pubblico praticamente quasi quotidianamente, mi trovate come Alessandra_Pedezzi. E niente, ragazzi, io vi saluto e vi mando un bacione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!